Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi porto l'ultimo estratto della Weekend League che ho disputato settimana scorsa e si tratta del match contro Ajax Dani, pro appunto olandese della squadra calcistica dell'Ajax. Come sempre ne è venuta fuori una gran partita, lui stava testando alcuni giocatori su un altro account visto che sul suo probabilmente non poteva permetterseli. Andiamo a vedere com'è andata. Eccoci subito in game, vediamo questa mia opzione offensiva. Vengo subito stoppato, poi lui cerca un driven pass improbabile con Walker che sbaglia tutto. Allora cerco io di ripartire con Suarez, poi Bale si appoggia per Jordi Alba che cambia campo. Come al solito possesso per trovare lo spazio giusto al momento giusto. Eccolo che arriva con Ronaldo che serve poi Suarez che di destro insacca la rete che vale il vantaggio. Intanto lui pareggia, ma non mi chiedete perché sul Foot Champions Channel il suo gol non esce e insacca invece la rete che vale il 2-1 pochi minuti dopo da corner con questo stacco imperioso di Verà. Passano pochi minuti e ho un'ottima possibilità con questo calcio di punizione del fenomeno che si infrange sul palo, quindi non troviamo la rete del pareggio veramente per centimetri. Finire di primo tempo, ancora un'azione pericolosa da parte mia con Suarez che scambia col fenomeno, ottima poi ancora la palla verso Suarez, dentro per il fenomeno, chiuso all'ultimo veramente istante. E ancora una volta ci scappa così la rete del pari. Seconda frazione di gioco, manovra Dani con CR7, poi parla per il fenomeno. Guardate qui questa azione, bravissimo a temporeggiare e driven pass tiro di prima, 3-1 per lui. Veramente bravo lui a fare questa azione, perché infatti anche il gol del pari che non avete visto me lo ha fatto così. Quindi veramente maestro del driven pass Dani. Tanto vediamo ancora una sua azione, però sbaglia tutto. Allora riparto io col fenomeno, mi giro col destro sul suo piede preferito, vado a trovare la rete che vale il 3-2 per accorciare le distanze. Manca qualche minuto, andiamo a vedere questo calcio d'angolo con palla verso Ferdinand, verso poi Digno subito, incredibile il miracolo di De Gea stavolta a dirmi di no. Ancora azione da calcio d'angolo, stesso schema, palla ancora verso Digno, stavolta Gullit. Con il piedone, niente da fare. Ancora un'azione offensiva da parte mia con Son, limite dell'area, palla dentro verso Ronaldo, ancora il miracolo e poi De Gea. Doppio miracolo, anche se qui sarebbe stata un po' una frittata questo gol, però De Gea ancora una volta fondamentale. Ancora una volta io recupero ottimamente palla, la cedo verso Gullit, poi Neymar. Mi appoggio dietro verso Vieira, ancora la palla verso il fenomeno che però viene chiuso all'ultimo secondo. Guardate qui, ultima azione, Ronaldo doveva darla a Ronaldinho, avevo fatto il passaggio di prima. Sbaglia qualsiasi cosa potesse sbagliare e quindi sfuma questa azione pericolosissima che probabilmente sarebbe finita con un gol. Quindi può ripartire lui per quella che sarà l'azione finale. Con Roberto Carlos sulla fascia, cerca lo spazio verso il fenomeno, ancora Roberto Carlos, sbaglia tutto. Ma finisce qui il match, un altro 3-2 dopo il 3-2 di Megabit, ma ancora una volta una partita che è stata combattuta ed equilibrata. Che dire ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Ho cercato di portarvi dei contenuti di qualità in quest'ultimo periodo per mettere le basi per FIFA 19, infatti lo tratterò molto meglio questo canale YouTube dall'anno prossimo e ne vedrete delle belle, ve lo posso assicurare. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao ragazzi!